L'avanzata del gioco se stesso. Sicuramente una partita influenzata da questo tipo di gioco. Io credo che parta tutto dal giorno di andata, quindi voglio fare una premessa per chiudere una polemica inesistente in realtà, perché io credo che io possa essere scarso o bravo, questo poi sarà nel futuro, potremo vedere dove arriverò come allenatore. Sicuramente con presunzione dico di essere una persona seria, una persona corretta, perché questo lo dice la mia storia calcistica, dove da calciatore non sono mai stato espulso, da allenatore non sono mai stato espulso e la nostra squadra sta lottando per vincere la Coppa Disciplina. Faccio questa messa perché? Perché probabilmente loro sono venuti oggi qui giocando questa partita pensando alle parole che avevo detto io all'andata. Io all'andata ho usato sicuramente un termine sbagliato, però loro sapevano cosa intendevo. Io avevo usato la parola scorrettezza da parte loro, ma no, perché ci avevano menato, assolutamente. Loro avevano meritato di vincere la partita in campo. Io che parlavo di scorrettezza sul discorso della perdita di tempo, che qualche volta è successo anche oggi. Avete visto quante volte è dovuto entrare il nostro. Quindi io parlavo di questa scorrettezza. Tant'è che io sono uscito l'ultimo dal campo a porte con tranquillità. Queste cose io le ho dette in faccia a loro, quindi le avevo riportate anche nell'intervista. Loro parlavano di furbizia, io parlavo di scorrettezza, ma il senso era quello, sono stati assolutamente scorretti a Borgia, quindi se io ho usato un termine sbagliato posso chiedere scusa tranquillamente, però non intendevo quello. Parlavo proprio di scorrettezza da campo, nel senso furbizia, loro la chiamano furbizia, che sicuramente nella mia mentalità non esiste, ai miei giocatori non insegno questo, poi devo rispettare la mentalità anche delle altre squadre, quindi credo e spero di aver chiuso questa polemica. Per quanto riguarda la partita di oggi, quindi come dicevamo prima, è stata influenzata da questo tipo di gioco, però insomma per noi il rigore è un rigore che credo che forse nemmeno ci sia, perché comunque è stato un rinvio del nostro giocatore sul compagno di squadra. È una partita in salita, una partita maschile, riuscire a pareggiarla con tranquillità, perché credo che loro abbiano fatto solo il calcio di rigore, dopodiché noi abbiamo creato tante palle gol, abbiamo preso un palo. E quindi sicuramente meritavamo minimo il pareggio. Credo che ai punti forse avremmo vinto noi. Come all'andata loro hanno meritato assolutamente di vincere in campo. Poi noi siamo stati fortunati di vincere la partita a tavolino. Anche qua ricordatevi che i ricorsi non li fa l'allenatore, li fa la società. Io faccio solo l'allenatore in questa squadra. Quindi io faccio tanti complimenti al Borgia per la partita che ha fatto oggi. E forse però mi dispiace per loro, a mio avviso questa è una squadra, il Borgia, molto più forte di quei punti che c'hanno, quindi credo che se loro non lottano per i primi posti forse un mea culpa dovrebbero anche farselo. Non penso che il problema sia il mister Parentelli e il mister della Saletti. Io spero di aver chiuso sicuramente tutte le polemiche, faccio un in bocca al lupo al Borgia, che è sicuramente una bellissima piazza. Chiedo scusa se io ho usato una parola sbagliata nel girone d'andata, ma è tutto qua. Io credo che i problemi siano adesso siano altri, no? I problemi io vedo, purtroppo vediamo in tutte le maniere, minacce, attacchi agli arbitri, gente che va all'ospedale. Se ora diventa problematica una parola, ripeto, detta sicuramente a caldo da parte mia, ma niente di grave, quindi io non volevo assolutamente insultare o prendere in giro la gente di Borgia. Letizia è adeguato. È chiaro c'è un po' di rammarico da parte nostra, perché potevamo evitare di prendere quel gol sul pareggio che effettivamente i miei giocatori mi dicono che era fuori gioco, e invece l'arbitro ha pensato bene che la palla ce l'avevamo passata noi, noi invece era stata il numero 8 loro, mi ricordo, quindi era un fuori gioco. Però va bene così, prendo un punto su un campo che ultimamente sembra che questo Saletti stia andando molto bene, ha perso anche la capolista qui, e niente, il mio rammarico sono purtroppo, perché nel calcio gli errori si pagano anche, però tra società vicine, tra amici, molto probabilmente si poteva gestire diversamente la partita dell'andata, dove il Borgia obiettivamente ha dominato il lungo e largo, ha vinto la partita 5-1, e poi purtroppo per un disguido
A livello tecnico siamo stati costretti a regalare i punti, i tre punti allo Saletti che l'ha presi con grande entusiasmo. Per la vicinanza io penso che forse un po' di respiro e capire certe cose forse era meglio, però il calcio è così, anche perché non serve a nessuno, cioè, perché lo Staletti con quei tre punti in più non farà sicuramente i playoff. Io con i tre punti in più avevo 36 punti e non facevi i playoff, e quindi io penso che i rapporti si potevano essere un pochino più morbidi. Però va bene così, il calcio è una ruota e quindi i rapporti è un po' difficile che poi si ricucino nel calcio. Quindi va bene così, io mi prendo il punto, do continuità ai miei risultati, io ho, ripeto, senza quei tre punti, io ho 36 punti, sono a ridosso delle prime, con un campionato difficile e con una squadra che molto ma molto rimaneggiata. Io volevo rispondere al vostro allenatore, all'allenatore Saletti, quando ho sentito che mi hanno detto che ha fatto un'intervista dicendo che lui si meraviglia come mai il Borgia è in questa posizione, che non è nei primi posti. Io vorrei dire a Parentela che il Borgia, a prescindere che con i tre punti dati a loro era sopra lo Staletti, quindi è una posizione importante, e nello stesso tempo il Borgia non è nei primi posti, perché il Borgia purtroppo viene da un'annata con grandi difficoltà numeriche. Io sono andato a giocare in campi dove giocavamo in 9, in 10, perché molti giocatori non li avevo per squalifiche, malattie, come. Quindi quando uno dice certe cose deve ponderare bene le cose, perché uno può pensare se il Borgia non è lì, evidentemente non vale l'allenatore. Se il Borgia è forte, il Borgia ha 60 gol, ma 60 gol lì fatti attraverso un tipo di gioco con giocatori importanti, perché Passafaro, Mellace, Pilò sono giocatori importanti, ma io lo so, il Borgia ha preso tanti dei gol, ma non l'ha preso tatticamente, l'ha preso su palline attive. Ma non volevo offendere. No, io spero che non era quello il nesso, perché veniamo già da una di polemiche quando uno che può pensare. E quindi io sono quello, però va bene così. Staletti e Borgia hanno fatto due campionati importanti, spero di finire in crescendo, perché adesso c'ho un calendario abbastanza morbido. Sulla carta adesso c'ho Meleto, Catanzaro, Soverato, gestibile perché sono squadre difficili, non sono squadre facili, soprattutto il Meleto. E quindi spero di fare più punti possibile, che Borgia merita dei punti importanti.